Carissimi lettori della guida, bentornati da noi. Oggi prepariamo le lasagnette con asparagi, spinaci e ricotta di Seyras. Naturalmente l'ingrediente principale di cui abbiamo bisogno è la pasta fresca, che andremo a fare con farina rimacinata di grano duro, uova, si può aggiungere anche un filo d'olio e un pizzico di sale. Aiutatevi sempre con un tarocco. Per me la pasta fresca è una vera passione e non la considero neanche un lavoro. È una di quelle cose che mi ha dato la possibilità di amare la cucina in una maniera veramente profonda. Non fate mai questo movimento qua. Utilizzate piuttosto il palmo della mano. Abbiamo un'elasticità del prodotto decisamente maggiore e a questo punto la facciamo riposare una quindicina di minuti avvolta nel cellophane. Nel frattempo ci prepariamo la cremina di ricotta, un paio di cucchiaiate di parmigiano, la mescoliamo, un pizzico di sale, poco di noce moscata. Mettiamo i nostri spinaci in ciotola, li andiamo a inumidire un poco con dell'acqua, li copriamo con un piatto di ceramica e andiamo a fare la cottura in microonde al massimo della potenza, 5 minuti di cottura, eccezionale, molto buoni. In più, qua non abbiamo dovuto aggiungere né sale né condimento alcuno e quindi è perfetta anche in caso di dieta e per poter gustare il prodotto nella sua integrità. Con queste punte di asparagi, una volta che noi abbiamo messo le acque a bollire, per le punte si versano dentro, si aspetta il ritorno a ebollizione dell'acqua e da quel momento lì si calcolano circa 7-8 minuti. Abbiamo fatto riposare la nostra pasta fresca, io la riprendo un attimino semplicemente per amalgamarla ancora un pochettino. È bella ed è piacevole al tatto. Andiamo a comporre la nostra lasagnetta. La faremo a monoporzione. Mi creo dei fogli in questa maniera. Si possono fare anche rotonde. Con un coppapasta vi aiutate. Io l'acqua degli asparagi non l'ho mica buttata via. L'ho semplicemente allungata con un pochettino di acqua normale perché ce n'era poca. L'ho salata e gli metto un filo d'olio all'interno. Li metto giù in questa maniera qua. Li facciamo bollire qualche minuto. Li immergiamo nell'acqua fredda. E adesso allarghiamo i nostri fogli di pasta. Un pochettino di crema di ricotta. E se vi piacesse, per dargli ancora un ulteriore tocco di colore, prendete un datterino e lo sistemate un po' qua e un po' là. Ecco ragazzi, questa la potete poi andare a gratinare al forno, la potete servire in un bel piatto di portata, potreste anche mettere una bella guarnizione di pesto, che non sarebbe niente male. E intanto buon appetito!